Tutti ragazzi, sono Yumeshan e bentornati alla rubrica riguardante le uscite previste e le novità manga e comics del mese di gennaio. Oggi inizio come al solito a parlarvi della Panini e poi della Star Comics. Allora, per quanto riguarda le novità della Panini, abbiamo il 14 di gennaio il nuovissimo Occhio di Falco, dallo scrittore di Essence County e dal disegnatore di Tale of Sand, vediamo il ritorno degli arcieri più infallibili dell'universo Marvel. E diciamo che questa è una delle più attese nuove serie Marvel. E questo lo trovate al prezzo di 3,30 euro. Per quanto riguarda il 14 gennaio, abbiamo Tre raggi del sole al prezzo di 4,20 euro, una nuova miniserie composta da tre volumi di Tsukasa Hoyo, già famoso per City Hunter e Occhi di Gatto. E questa bellissima serie ci parla di natura, di amore e di sogni. Tra l'altro, ho trovato anche sull'anteprima che mi hanno dato in fumetteria la copertina di questo volume. Eccola qua, vedete, uno dei tre sarà composta da tre volumi. Si vede bene molto il tratto che ha ripreso proprio da City Hunter e da Occhi di Gatto. Poi, per quanto riguarda il 28 di gennaio, troviamo Kill Raven, per la prima volta in volume dopo 30 anni. È un'edizione ricca di contenuti estera che ci mostra la storia che ha iniziato l'era dei supereroi Marvel. Quindi, un volume al prezzo di 15 euro veramente interessante. Poi, sempre per quanto riguarda il 28 di gennaio, al prezzo di 4,50 euro troviamo Full Metal Panic Zero. Qui troviamo la saga di Full Metal Panic, però rivisitata da una geniale mangaka che è Tetsuro Kasahara. E vediamo che anche qui mi sembra di averla trovata per farvela vedere. Questa è la copertina. Molto bella anche questa. Poi, sempre per quanto riguarda il 28 di gennaio, troviamo Lieselotte la foresta delle streghe. Al prezzo di 4,50 euro, ritorna l'autrice di Fruit Basket con un nuovo manga che ci porta in un mondo fantasy che rievoca le atmosfere delle favole, per riempirle di romanticismo e di mistero. Cioè, anche qui mi ha colpito tantissimo la copertina. Vi faccio vedere anche questa. Qualcosa di veramente splendido, vedo l'ora di prenderlo. Mi attira molto. Poi, sempre riguardante il 28 di gennaio, troviamo Dark Vader volume 1. Vader si tratta dei primi sei numeri di Darth Vader in edizione cartonata e seguiremo proprio Vader direttamente dalla fine di Star Wars. E questo lo trovate al prezzo di 12 euro. Poi, per quanto riguarda le uscite che dovrebbero esserci a gennaio per la Panini, le troviamo qui all'inizio, perché per ora non hanno una data proprio precisa. Uno è Kingdom Hearts, il volume numero 9, eccolo qui, e l'altro dovrebbe essere, l'avevo già accennato l'altra volta, Frozen, The Cine Story. Quindi la storia a colore di tutto il film di Frozen al prezzo di 6 euro. E infine dovrebbe esserci la Legendary Collection Wizards of Mickey numero 8, Lemuria. Eccolo qui. E questo al prezzo di 4 euro. Quanto riguarda la Star Comics, ho visto che dovrebbero uscire Fairy Tail New Edition numero 1, che è questa qui. La nuova edizione di Fairy Tail, tra l'altro ci sarà l'anime su Rai 4, sembra da gennaio, però non sono del tutto sicura, fatemi sapere se mai, perché mi interesserebbe molto vederla e quando dovrebbe essere. E dovrebbe uscire Satanicus Headman Cerberus 1 di 4, eccolo qui. Vi leggo un attimo la trama. Alcuni demoni sono fuggiti dall'inferno e ora vagano nel mondo terrestre, mettendo a repentaglio la vita degli esseri umani. Una volta posseduti, gli uomini diventano pedine alla mercé dei loro satanici piani, ma c'è un gruppo di demoni incaricato di proteggerli. Uno di essi, il principe demone Enma, è morto e il regno degli inferi ormai versa in completa rovina. Yuki-Hime, sua compagna e il suo braccio destro, continuerà a lottare insieme al figlio Enkimaru fino al giorno in cui vedrà realizzato un sogno, la risurrezione di Enma. E questo lo trovate con la sovracoperta al prezzo di 5,90 euro. E un altro che vedete infatti da qua dietro è Bambi
Rimedoled, uno di 6, eccolo qui. Queste diciamo che sono le due novità per quanto riguarda la Star Comics. Bambi è un'assassina, sfrontata e sicura di sé, che con la sua pistola rosa non teme alcun pericolo, e non nasconde la cruda violenza neanche al taciturno bambino che l'accompagna dai suoi continui spostamenti, su cui pende un'enorme taglia, motivo per cui molti sono sulle loro tracce. Perché Bambi si porta sempre dietro Pampi? La loro singolare accoppiata non è più originale, dal gruppo di uomini alla loro calcagna, tutti al sodo di un mandante le cui reali intenzioni sono avvolte nel mistero. E questo lo trovate con la sovracoperta al prezzo di 5,90 euro. Quindi sono questo qui e questo qua. E poi passerei alle uscite previste. Allora, me le sono scritte tutte qua. Allora, per quanto riguarda la Panini, in uscita il 14 gennaio dovrebbero uscire WAC 22, Pick-up Agente numero 15, L'attacco dei giganti numero 17, Yawara numero 14, High School DxD numero 8, Ratman gigante numero 23, Assassination Classroom numero 11, Blame 2 nuova edizione, Akame ga Kill numero 3, Seraph the End numero 2, La leggenda di Aslan numero 2. E Romantica Clock numero 2 e Ogni nostro venerdì numero 2. E poi Mille volte di Ratman numero 3. Poi per quanto riguarda l'uscita del 21 gennaio dovremmo avere Paperinik Upgrade numero 40, Topo Story numero 21, Il principe del tennis numero 37, Naruto Manga Gold e Naruto Manga Gold Deluxe numero 61, Il talismano Omamori Imari numero 8, Neo Genesis Evangelion numero 11, Mayu e Red Demoni, l'eroe numero 7 e la principessa cadavere numero 11. Kanoko, parole d'amore numero 6, Siegfried, il canto di Nibelunghi numero 5, Osama Game, il gioco del re, la fine numero 5. Poi per quanto riguarda il 28 di gennaio abbiamo Deathless numero 10, Even's Prison numero 10, Adventure Time numero 29, Trinity Seven, l'Accademia delle Sette Streghe numero 11. E L'assume degli spiriti numero 14, Ali di farfalla numero 9, Lovely Complex numero 11, Della mente numero 3, Kenichi 23, I miei 23 schiavi numero 3 e Ganze 2 nuova edizione. Poi queste erano per quanto riguarda le novità previste della Panini. Ripasso alle novità della Star Comics. Per quanto riguarda il 2 gennaio dovrebbero uscire Dragon Quest Saga, l'emblema di Roto per Fair Edition numero 4, The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai numero 12, Arrivare a te numero 24, Kuroko's Basket numero 20, Nisekoi numero 9 e Mezu Nikkoku Perfect Edition numero 10. Dal 13 gennaio dovrebbero uscire Rin 25, As the God Will numero 8, Ajin the Miyuma numero 5, poi il 20 di gennaio One Piece New Edition numero 68, Dusk Maiden Amnesia numero 10, Magi 24 e Ore-sama Teacher numero 18. Riguarda il 27 di gennaio, Dotto Slump Perfect Edition numero 10, Gintana numero 11, Ino per Boku Secret Service numero 7, Yuma Dakune le 7 streghe numero 12, Shooting Star Lance numero 3 e Wolfgirl and Black Prince numero 12. Tra l'altro è anche molto che non usciva, quindi sono molto contenta di riprendere a leggere. Con questo il video termina qui, mi sembra di avervi detto tutte le uscite previste e novità per quanto riguarda il mese di gennaio. Io di sicuro mi prenderò L'Iselotte, La foresta delle streghe, sono molto curiosa di leggere un'altra opera dell'autrice di Fruit Basket, Tra i raggi del sole dell'autore di Occhi di gatto e Frozen, Wolfgirl and Black Prince. Sono molto curiosa anche di vedere Fullmetal Panic Zero. E se mai gli darò un'occhiata alla trama e poi vi farò sapere meglio negli acquisti manga o andando avanti con i video. Bene, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere con un commento qua sotto se acquisterete alcune opere che ho citato nel video. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!